Ed un fiume di gente ha gremito la chiesa di Santa Cristina in Val Gardena per l'ultimo saluto a Simona, la 17enne promessa azzurra del salto con gli sci. Un'intera vallata in lacrime per l'ultimo addio a Simona Senoner, l'atleta della nazionale di salto con gli sci, morta il 7 gennaio scorso in Germania, dove si trovava per partecipare alla Continental Cup. Tutta la Val Gardena, con calore e tanto affetto, si è stretta attorno a mamma Brigitte e papà Oswald, i genitori dell'angelo con gli sci ai piedi, uccisa da una meningite fulminante. La scomparsa prematura della saltatrice, appena 17 anni, ha profondamente toccato le compagne della squadra azzurra, le giovani amiche, che tenevano tutte in mano una rosa. Una vita spezzata nel fiore degli anni, che ha commosso un'intera vallata. Tutto il mondo dello sci è rimasto pietrificato. Lei, una delle giovani promesse del salto con gli sci, capace, oltre che di ottime prestazioni sportive, di regalare sempre dolci e amabili sorrisi a chi aveva di fronte, è stata portata via da un male che non le ha lasciato scampo. Poche linee di febbre, appena il tempo di salutare una a una le sue compagne di squadra, poi il ricovero, il coma e dopo un giorno il decesso. Una morte che ha lasciato davvero tutti senza parole. Una morte tanto assurda quanto improvvisa, che ha riempito di dolore una famiglia, che ha profondamente colpito tutto quel mondo sportivo che gravitava attorno a Simona, che ha segnato un'intera comunità. Sì, a 5 giorni dalla scomparsa di Simona, non solo Santa Cristina, ma tutta la Val Gardena è scossa da questo tragico caso e in futuro sicuramente si penserà a qualche evento o manifestazione che terrà sempre vicina a noi Simona. È difficile accettare che sia toccata proprio a lei, a Simona, quella ragazzina dolce e al tempo stesso tenace che amava lo sport e che amava la vita. Lei ora non c'è più. Se n'è andata in un baleno e ad accompagnarla nel suo ultimo viaggio c'erano proprio tutti gli amici dello sport e della vita. Con gli occhi gonfi di lacrime e il cuore traboccante di dolore hanno seguito Simona nel suo ultimo salto verso il cielo. Un salto purtroppo senza ritorno.